Mi chiamo Marco Iannacone e oggi sono qui a parlarvi di dislessia in qualità di papà di un bambino dislessico e fondatore del progetto tabletascuola.net. La dislessia e più in generale i disturbi specifici dell'apprendimento colpiscono in media un bambino per classe e quindi tra il 4 e l'8% dei bambini in Italia. Non è una malattia né un disturbo intellettivo, fisico, psicologico o emotivo. Non si tratta quindi di un problema di scarsa intelligenza o di pigrizia, come spesso veniva liquidato in passato, ma semplicemente di una diversa modalità di funzionamento del cervello, che rende particolarmente difficili alcune attività di base, quale la lettura o il calcolo, e richiede tempi di elaborazione delle informazioni a disposizione differenti. Per questo motivo, spesso i bambini che ne soffrono non vanno bene a scuola. Se una maestra chiede alla classe qual è il primo ominide che conosciamo, mentre gli altri bambini cercano la risposta, il bambino affetto da dislessia elabora la domanda, cercando di scomporla. Qual è significa che ce ne sono stati più di uno. Primo significa che dopo ce ne sono stati altri. Ominide erano quegli esseri a metà tra la scimmia e l'uomo primitivo. Risultato: sì, mi ricordo, era una femmina ed è stata trovata in Africa. Lo so, è Lucy. E quando si prepara ad alzare la mano, gli altri bambini sono già a fare l'intervallo. Ciò è avvenuto perché ha pensato il doppio degli altri. Questo naturalmente è causa di ansia e tensione per lui. Qualcosa del genere accade anche per la lettura, dove l'eccessivo sforzo può compromettere la comprensione del testo. Per il calcolo, la scrittura, la memoria e l'organizzazione spazio-temporale. È comunque provato che la dislessia non dipenda dal quoziente intellettivo. Tra i più famosi personaggi dislessici della storia troviamo Albert Einstein, John Lennon, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Napoleone Bonaparte, Galileo Galilei e Isaac Newton. Esistono dei metodi per aiutare i bambini dislessici, come le terapie specifiche con logopedisti e neuropsichiatri, dette abilitative. Inoltre, questi bambini possono servirsi di strumenti compensativi, e qui entriamo in gioco noi. Tabletascuola.net ha studiato apposta per i bambini della scuola primaria un valido supporto. Prima di EdiTouch, i nostri tablet, i bambini usavano dei notebook per svolgere le operazioni di base, che però risultano strumenti costosi, spesso pesanti e poco intuitivi, soprattutto per i più piccoli. EdiTouch è invece molto intuitivo e non richiede le conoscenze necessarie all'utilizzo di un PC. Per questo è possibile proporlo fin dalla scuola elementare. Ma come funziona? Un insegnante o un genitore sceglie le applicazioni che possono essere usate, le altre non sono visibili. In questo modo il bambino si concentra sull'uso didattico e non ludico del tablet. Con un tocco è possibile aprire qualsiasi ebook o PDF e farlo leggere al tablet attraverso una piacevole voce. La collina è un rilievo che non supera i 600 metri di altitudine. Si può utilizzare una calcolatrice parlante per eseguire i calcoli ed ascoltare i numeri mentre li si digita e quindi concentrarsi sulla risoluzione dei problemi. È possibile creare con pochi tocchi delle efficaci mappe concettuali che aiutino il bambino a memorizzare, visualizzare e ripetere gli argomenti che deve studiare. E questo è solo l'inizio. Intendiamo proseguire in questa direzione, sviluppando e potenziando ulteriormente il software, anche attraverso l'aggiunta di ulteriori contenuti. Il lavoro degli specialisti è fondamentale, come importante è il modo con cui lo si utilizzerà. Non trattandosi di una malattia, chi ha problemi di questo tipo non può guarire, ma può affrontare con maggior confidenza ed efficacia le attività di studio che gli sono richieste. Spesso, infatti, di fronte alle difficoltà incontrate nello studio, i bambini dislessici possono perdere di autostima, arrivando a pensare di essere inadeguati o addirittura stupidi. Il conoscere il proprio problema e avere a disposizione strumenti a supporto aiuta anche a recuperare serenità. Yeah!